È ancora notte a Gaiole in Chianti, sono le 4:30 del mattino e questo piccolo borgo caratteristico del Chianti si sta animando di strane presenze. Mancano pochi minuti alle 5, la piazza di Gaiole ormai è colma di ciclisti e l'eroica sta per partire. Andiamo ad incontrare questi eroi del ciclismo moderno. Pensi, sono tra i pochi, abbiamo fatto 16 edizioni e io già quando arrivai l'edizione gli dissi ai Brocci, fra 10 anni avrai più di 1000 partenti, infatti... Quest'anno sono? Più di 5.000. Mancano pochi minuti alle 5, sta per partire l'edizione 2012. Tu quando hai iniziato con questa esperienza ti saresti aspettato di rivivere questa emozione tanti anni dopo con tanta partecipazione, tanto apprezzamento, tanta considerazione mondiale? Ma senti, io sapevo solo una cosa, di questo sono certo ancora, è che il ciclismo ha una grande anima, c'era un grande giacimento di passione e che in qualche modo abbiamo aiutato a riscoprire. In questo senso l'eroica è andata incontro a determinate esigenze, sta riscrivendo un po' il futuro del ciclismo, ma dimostrando davvero che l'anima popolare di questo sport è eccezionale e che appunto può scrivere ancora tantissime pagine. Il ciclismo sta andando incontro al futuro. Questo è Amo la bici. Meno male, anch'io, buongiorno. Sei diventata una figura caratteristica. Non esageriamo, sono loro le figure caratteristiche, non noi. Noi diamo una mano, siamo contenti, ci divertiamo per un giorno di festa tutti insieme, niente di più. Il vero segreto è che la storia conta, viva Dio, e questo è una rievocazione di bei tempi per permettere a tutti quelli che hanno la passione di farla anche vedere. È dura, parecchio dura, però è bellissima. Com'è finora? Abbastanza dura. Tu sei giovane, la bicicletta è vecchia. La bicicletta è vecchia, mi si dura una fatica bestia, non ci si fa. Chi ti ha fatto venire la voglia di fare l'eroica? L'eroica stessa, è uno spettacolo, cioè ci sa più ore di pedalata che di sonno. Nuova edizione per me dell'eroica. La prima volta era nel 2004, è sempre bellissima. Ma com'è questa ribollita? Fantastica, buonissima. Specialmente dopo una salita così. Che scherzi, no, devi aprire un'altra perché che fai? Cosa serve il menù oggi? C'è qualcuno che mi sa dire cosa c'è qua? Tutte specialità toscane.
Tutte sì, dal pane col vino, il pane con l'olio, la Nutella per tenerli su, tutti gli affettati del genere, il panforte, tutte specialità locali. Stranieri quest'anno hanno fatto il record generale proprio, direi, perché sono circa il 27%, quindi uno su quattro viene da 33 paesi dei 5 continenti. Come al solito i tedeschi sono i più numerosi, quasi 400, quasi 300 sono gli inglesi. Abbiamo un numero elevatissimo, normalmente eravamo alla metà, abbiamo 130 statunitensi, poi ci sono australiani numerosi, quest'anno c'è la grossa novità dei giapponesi che sono una ventina, ma chiaro, questo dipende dalla notizia del secolo, cioè l'anno prossimo andremo a fare l'Eroica Japan, in Giappone è stato già annunciato e quindi incominciano ad arrivare i primi giapponesi. È stata bella come tutti gli anni, la quarta edizione che facciamo noi con questi amici, è bella, 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 ci ha detto anche il tempo, pensavamo che piovesse, invece è andata bene. No, è stata una bella esperienza, anche l'altro anno ma anche quest'anno, abbastanza faticosa, molto, parecchie volte staccata da pedali perché c'è molto ghiaino, però è bello. First time, not the last, many more, yeah, amazing, amazing, perfetto. In collaborazione con l'Eroica stiamo organizzando una gara, faremo intorno al 15 dicembre, che parte da Piazza del Campo e arriva in Piazza della Signoria per la raccolta dei fondi Telethon che facciamo tutti gli anni. Ci sarà quando? 15 dicembre. La stiamo organizzando insieme agli organizzatori dell'Eroica e quindi io spero che parecchi partecipino. Le migliaia di spettatori che vedranno questo servizio sono invitati il 15 dicembre. Tutti quanti, tutti quanti. Passeremo attraverso il Chianti, sarà una cosa bellissima. E c'è già il percorso permanente completamente frecciato, presto frecceremo grazie alla collaborazione che si sta concretizzando con il consorzio del Chianti Classico anche il percorso chiantigiano. E quest'anno già un migliaio di persone sono venuti a percorrere l'Eroica durante tutto l'anno in 3-4 giorni godendo tutto quello che è possibile godere dei nostri percorsi. Quindi noi spingeremo molto su quello perché qui alla prima settimana d'ottobre per ovvi motivi logistici siamo in totale overbooking e questo è veramente un limite invalicabile. Quindi l'Eroica una volta l'anno per 5.000, il resto dell'anno per tutti? Certo, proprio hai fatto centro.